E questo è nell'età avanzata. Poi nell'età avanzata succedono tante cose strane, vero Gabriella? Tante cose strane. A me mi è successo una cosa, ecco, voglio vedere se trovo una carta che mi dice qualcosa. Ecco, questa mi piace. Il benessere. È palese che il benessere ci ha ucciso? Lo sanno i signori più grandi? È benissimo che quando non c'era meno stavamo meglio, che era tutto più semplice, giusto? Adesso vedi persone col telefonino, ormai il telefonino è. Col telefonino per strada che camminano senza guardare. Io ho visto uno, giuro, attraversava via Magna Grecia, lo hanno messo sotto, no? L'hanno messo sotto così, ti faccio vedere perché guarda così, no? Fa. Mario, ti richiamo che mi hanno messo sotto un attimo. Quell'altro fa, sì, attacco pure io che ho messo sotto uno, che erano poi loro. Ormai siamo ingaggiati, siamo veramente ingaggiati con questa lotta. A prima il telefonino, non c'era, vabbè, poi è arrivato. È arrivato, tu quando non prendeva, andavi lì a ste case senza di nomi, andavi lì e facevi, oh, non mi prende, non mi prende, quello fa, scusi, e non c'avete i ponti, ti incassavi. Oggi non è più così, perché oggi non c'è più la linea telefonica, oggi il problema sono i giga, è quello, non è più il telefono. Tu vai lì e fai, buongiorno, quello fa, mi dica, ho finito i giga, non ho capito, ho finito i giga. Facevi lo stronzo quando c'era la linea. Perché ormai i giga ci lasci in eredità. Dice, guarda, mio padre è morto, mi ha lasciato 4 giga al mese. Perché ormai si viaggia solo su questa cosa qua, ormai non c'è più la telefonia. Guardate questa qua. Per esempio, una cosa che è anche molto cambiata, e lo dico pure a voi, Claudia, a casa, è l'alimentazione. Prima, quando i signori, dico i signori pure, erano giovani, era tutto molto semplice. Si mangiava, si cucinava, no? Si andava a lavorare. Vi ricordate la parola? Non so se vorrei lavorare. Guarda, a metà non lo sanno che è. Lavorare è quando vai in un posto che ti pagano per quello che fai. Perché mo sei troppo impegnato. Un giorno cioè, devo dedicare la giornata per Sky per cambiare decoder. Io ho fatto 3 traslochi da casa. A me mi riconoscevi che c'avevo solo il decoder e mi frega un cazzo. Mi muovi per divano? No, no, c'ho il decoder. A me quello è importante. Dedichiamo le giornate. Allora, stavo dicendo, alimentazione, molto semplice. Molto semplice. Hai visto i cuochi? Io vorrei sapere, lo chiedo, ci sono dei riprese. Cuochi, quelli stellati che sono 1.200.000, no? 1.200.000, 1.300.000. Oggi sono tanti cantanti, mezze e cuochi. Sono più i mezze che i cantanti e i cuochi. Sarà tra qualche anno, vedrai che pure i mezze cucineranno, ma vedrai piano piano. Vedi Isola. Allora, mi metto a sete e dico, arriva sto cuoco e porta il piatto di spaghetti. Adesso mi fanno gli spaghetti, prende un cucchiaio e fa così. E si allontana perché sa che c'è giro, io odio il piatto. Qua. Un giro di cose. Pariva, metteva la foglia del basilico e si riallontana sempre perché.